parlare di un lavoro di una breve ricerca che ho svolto con Davide Amodio e per questo mi trovo costretta a ringraziare Michele perché questa collaborazione è nata proprio nell'ambito dei convegni Matematica e Cultura. È la seconda volta che presentiamo qualcosa assieme. Quello che vorrei fare oggi è dare un brevissimo setting di quello che abbiamo fatto assieme. E in particolare vorrei cominciare a tediarvi parlando un po' dell'infinito, una delle solite manie dei matematici. In realtà di infinito si parla in tantissimi ambiti, a livello linguistico e grammaticale, a livello filosofico, fisico, e ne parlano tantissimo anche i matematici. Ad esempio, a livello grammaticale, l'infinito è un modo verbale indefinito. L'ho sottolineato perché questa cosa di indefinizione, di vaghezza, eccetera, ritornerà un sacco di volte quando andremo avanti. In particolare, è un modo verbale che non dà informazioni né sulla persona, prima, seconda o terza, né sul numero dei soggetti coinvolti nell'azione. E siccome è privo della possibilità di indicare la persona, di solito compare in frasi subordinate e indica l'azione proprio allo stato puro, tant'è che molto spesso viene usato in maniera sostantivata. È quello che tutte le volte quando abbiamo cominciato a studiare inglese abbiamo sbagliato a tradurre e abbiamo preso 4 al compito. Nell'ambito della filosofia antica e della filosofia medievale e poi moderna, il concetto di infinito, diciamo, è pervasivo. Anche qui voglio solo richiamare un paio di cose che strumentalmente mi saranno utili più tardi: i paradossi di Zenone da Achille alla tartaruga alla freccia, l'incubo di qualsiasi liceale, la distinzione tra infinito in potenza e infinito in atto di Aristotele. E poi un richiamo e anche un piccolo omaggio a Giordano Bruno, perché Giordano Bruno scrive dell'infinito universo e mondi e è uno di quelli che dicono che l'universo non è finito, contiene infiniti mondi, quindi è per questo che sotto al rogo ci mettono il cerino, e per contrasto però nota che c'è un'unità fondamentale, un minimo fisico che è l'atomo. In fisica il concetto di infinito è sostanzialmente interpretato come illimitato. Un paio di esempi per dire che all'inizio del XX secolo abbiamo cominciato a renderci conto che la limitatezza o l'illimitatezza di alcune quantità erano molto più, diciamo, inaspettate di quanto non immaginassimo. Nessuno si sarebbe mai immaginato che la temperatura in basso fosse infinita, invece c'era lo 0 Kelvin, è del 1906 e frutta Nernst il Nobel, e la relatività ristretta ci dice che la velocità di un corpo che noi immaginiamo illimitata invece è limitata e come dalla velocità della luce, e questo è Einstein 1905. Sono vicinissime queste due risultati in cui si comincia a dire che quantità fisiche sono in realtà limitate. Se uno si chiede se l'universo sia limitato o illimitato, in realtà deve precisare un po' meglio la domanda. Limitato e limitato dal punto di vista metrico, cioè nel senso della distanza, dal punto di vista topologico. Nel 2008 Jeff Wicks ha fatto una splendida conferenza in cui, e questo infatti è un'immagine che viene da Geometry Games, in cui ha parlato della finitezza o non finitezza, della limitatezza o dell'illimitatezza a livello topologico dell'universo. A livello temporale, diciamo, è comunemente accettato che all'indietro l'universo sia limitato circa dal Big Bang da circa 13 miliardi e 700-800 milioni di anni fa. In avanti c'è un dibattito molto aperto tra i cosmologi se si arriverà a un universo stazionario, se l'universo è in contrazione, se è in espansione. Dall'altro lato, diciamo, forse anche un teologo potrebbe dire la sua, un matematico certamente no, quindi lasciamo stare. Quello che vorrei, diciamo, raccontarvi brevissimamente è qualcosa sull'infinito nella matematica, brevi cenni sull'universo sostanzialmente. Prima di tutto, come si indica l'infinito, il famoso fiocchetto, l'otto rovesciato? Allora, questa si chiama lemniscata di Bernoulli e c'è questa equazione qua. Nel 1694 Jacob Bernoulli ne scrive sull'Acta Eruditorum e questo è un caso particolare dell'ovale di Cassini, uno dei 4.000 Cassini che hanno passato il tempo a fare cartografia in Savoia e nel frattempo scrivevano qualcosa, una di quelle industrie culturali simili ai Bernoulli sostanzialmente. È il luogo dei punti per il quale il prodotto delle distanze dai fuochi è costante. Se uno vuole scrivere l'equazione fa le solite cose, mette i fuochi sulle asse delle ascisse, prende l'origine nel punto medio, si fa un po' di conti. Se
se ne fa un altro po', e in particolare vede che l'equazione è questa, per cui se la vogliamo far passare dall'origine ci vuole che k sia uguale a c quadro. Qua c'è un'animazione, k è uguale a 9, i fuochi si spostano tra c uguale 0 e 5, vedete che quando c è uguale a 3 si forma la lemniscata, il fiocchetto, poi si separa in due componenti connesse che qua invece si riuniscono, e questa figura qua è quella che si chiama l'ovale di Cassini, quando c è uguale a 0 diventa una circonferenza. Questa invece è il caso in cui k uguale c quadro è proprio la lemniscata, se spostate i fuochi diventa più grande o più piccola, e in particolare se prendiamo la lemniscata e fissiamo le due intersezioni con l'asse e le ascisse distinte dall'origine nei punti più o meno 1, allora dobbiamo avere c quadro uguale a 1/2 e la lunghezza di questa curva si indica con omega segnato. Il rapporto tra 2π greco e omega segnato è la media aritmetico-geometrica di 1 e radice di 2, questo lo scopre Gauss, vale circa 1,19, quindi se guardate un quarto della lemniscata è un pochino più corta di un quarto della circonferenza, anche se sembra in realtà molto più corta perché sta in uno spazio molto più piccolo, in realtà non sono poi così diverse come lunghezze. Cos'è la media aritmetico-geometrica? Si prendono due numeri positivi, se ne fanno la media aritmetica e la media geometrica e poi si rifà lo stesso passo, si rifà la media aritmetica e la media geometrica di queste e così via. Allora, dal secondo passo in poi, le medie aritmetiche danno una successione decrescente, le medie geometriche danno una successione crescente, non è difficile dimostrare che AN-GN è una contrazione, quindi hanno un limite comune, e questo limite si chiama la media aritmetica geometrica di alfa e beta. In particolare, se ci mettiamo alfa e beta uguale 1 e radice di 2, il reciproco di questa quantità si chiama costante di Gauss ed è legata alla funzione gamma di Eulero da questa relazione. Calcolarla è facilissimo, basta un foglio di Excel, in 4 passi l'errore compiuto scende sotto 10 alla meno 10, quindi è dell'ordine di 10 alla meno 10 e dopo vi sembra tutto uguale. Vedete che la differenza delle medie aritmetiche è negativa, a 2 meno a 1, a 3 meno a 2 e così via, la differenza delle medie geometriche è positiva perché una successione è decrescente e l'altra è crescente, e hanno il limite comune. Da quanto si usa la notazione col fiocchetto? Allora, è attestata alla metà del 600, opera di John Wallis, professore a Oxford, crittografo, matematico, eccetera, è quello che scopre il prodotto appunto infinito di Wallis per trovare pi greco mezzi, e diciamo le motivazioni per cui si pensa che il simbolo sia fatto così è come deformazione di 1000 per varie scritture in numeri romani, eccetera. In realtà più probabilmente perché è una curva che si può percorrere infinite volte, e poi ricordiamoci che diciamo i simboli si affermano anche per motivazioni molto più concrete e pragmatiche di quelle che non ci immaginiamo. C'è un motivo tipografico, l'8 che vedete qui è già pronto nei blocchetti della composizione a piombo, perché qua non stiamo parlando di fotocomposizione, di stampanti laser eccetera, qua c'è, fino a 30 anni fa c'erano i blocchettini di piombo, bastava girarlo, ed è esattamente il motivo per cui per ogni si scrive con la A rovesciata e esiste ribaltando la E. Non bisogna confondere il simbolo, quindi non si può prendere una O o uno 0, che si percorrono benissimo infinite volte, ma ruotarli non succede nulla. Ruotando un 8 ci viene una bellissima curva che si distingue dall'8, ma comunque ci dà l'idea di essere percorribile infinite volte. Allora, avevo detto un po' a caso un po' di possibili infiniti matematici. Infinito nel senso della cardinalità. Cantor e i cardinali trasfiniti, la più piccola cardinalità, quella dei naturali, Aleph con 0, la successiva Aleph con 1, in che rapporto sta con la cardinalità dei reali? Allora, questa uguaglianza è l'ipotesi del continuo. Cantor ci si è giocato sostanzialmente la ragione, perché prima aveva pensato di essere riuscito a dimostrare che era falsa, poi ha trovato l'errore, poi ha pensato di essere riuscito a dimostrare che era vera, poi ha trovato l'errore, e infatti è giusto che l'abbia trovato in tutti e due i casi, perché l'ipotesi del continuo è indecidibile nell'ambito della teoria assiomatica di Zermelo-Frenkel. Nel 40 Gödel, a cui è misteriosamente saltato un umlaut, ha fatto vedere che era compatibile, nel 63 Cohen ha fatto vedere che sia una teoria in cui l'ipotesi del continuo è vera, sia una teoria in cui l'ipotesi del continuo è falsa, sono compatibili, quindi in realtà è effettivamente una
ipotesi perché è indecidibile. In altri ambiti, infinito nel senso metrico, come uno spazio metrico dotato di una metrica illimitata. Esempio più banale, la retta reale. Attenzione che questo non c'entra nulla con la topologia, perché la topologia non cambia se si mette quest'altra distanza che è invece limitata. È come dire che uno può prendere, mettere in una pressa i reali, schiacciarli in un segmento lungo, in questo caso 2, e ottenere esattamente la stessa cosa a livello topologico. Un'altra possibilità è il limite infinito in una funzione a valori reali. Anche questa è una traduzione topologica e l'idea è che questa è la formalizzazione corretta di qualcosa che Leibniz aveva, diciamo, la formalizzazione Cauchy-Weierstrass di una cosa che già Leibniz aveva intuito e su cui torneremo tra poco. Un altro modo di vederlo, i punti all'infinito. I punti all'infinito in senso topologico, la retta proiettiva a cui si aggiunge l'infinito, che è isomorfa S1 con le coordinate proiettive, la retta complessa invece che la retta reale, che è isomorfa S2, e qui c'è una figura della proiezione stereografica, il piano proiettivo reale a cui si aggiunge la retta all'infinito, cioè infiniti punti all'infinito, e qui non c'è la figura perché questo è compatto e non orientabile, quindi dentro il R3 non si immerge. Più in generale, un modo di prendere uno spazio topologico e aggiungerci l'infinito è la compattificazione con un punto, compattificazione di Aleksandrov. Uno ci mette un punto in più e poi dice che gli aperti di X star sono gli aperti di X e i complementari dei compatti. Se X non è compatto, questo diventa ed è connesso, questo diventa uno spazio topologico connesso, esattamente fatto come aggiungere un punto alla retta e farla diventare una circonferenza, come aggiungere un punto al piano e farlo diventare una sfera. Abbiamo parlato finora di infinitamente grande, in contrasto però con infinitamente piccolo. Abbiamo ricordato prima Zenone e i suoi paradossi, il paradosso di Achille e la tartaruga è sostanzialmente il fatto che sommando infinite quantità si può ottenere un risultato finito, la serie dei reciproci delle potenze di 2. Cosa sono davvero gli infinitesimi? Allora, secondo Leibniz, gli infinitesimi sono quantità maggiori di zero ma più piccoli di qualsiasi numero reale positivo e si comportano come elementi in un'algebra associativa. Allora, queste due asserzioni sono in contrasto. Quindi, in realtà, Cauchy e Weierstrass scelgono di basare l'analisi non sugli infinitesimi, ma, diciamo, sul metodo epsilon-delta, su, diciamo, una visione potenziale dell'infinito, non su una visione attuale. Attenzione, perché poi noi in realtà facciamo una cosa molto particolare quando parliamo, ad esempio, di fisica, quando rappresentiamo. In realtà confondiamo l'universo matematico con quello fisico reale. Noi dividiamo le cariche quanto vogliamo, frazioniamo lo spazio quanto vogliamo. È chiaro che a livello fisico questi procedimenti al limite perdono completamente di senso. Oltre la scala atomica, la materia perde le proprietà che noi percepiamo comunemente. Le cariche non si dividono oltre un certo limite, però come formalizzazione al limite questa funziona bene, fino a certe scale, chiaramente. Allora, finora vi ho parlato di, diciamo, infiniti abbastanza semplici, ce ne sono di molto più complicati, frattali ovviamente. Quella a destra mi piace perché, quell'azzurro, è la connessione di due frattali perché è una curva di Koch insieme a un tappeto di Sierpinski. La curva di Koch si ottiene costruendo sui triangoli equilateri ancora tante puntine, eccetera, e il tappeto di Sierpinski di solito si fa con i triangoli con i quadrati, invece qua è fatto a sua volta su una figura frattale. Ci sono anche nozioni di infinito molto più tecniche, dall'analisi non standard che recupera gli infinitesimi alla Leibniz in maniera formalmente corretta, a oggetti ad esempio in geometria complessa come i domini tipo non finito alla D'Angelo, che sono domini la cui frontiera è un'ipersuperficie reale in CN che ha punti di contatto illimitatamente alto con sottovarietà complesse. Non ne voglio parlare. In realtà voglio parlare di tutta un'altra cosa. Voglio parlare di un infinito in senso molto diverso. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella
e sovrumani silenzi e profondissima quiete. Io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare. Allora, un attimo di collocamento dell'autore e della poesia. Giacomo Leopardi nasce a Recanati nelle Marche nel 1798 e muore non ancora 39enne a Napoli nel 1837. Un'infanzia che è, diciamo, l'infanzia standard, per così dire, della nobiltà provinciale dell'epoca. Il padre, che non doveva essere, diciamo, quanto di più malleabile, col quale ebbe un rapporto difficilissimo, la madre tenerissima, eccetera, ma bigotta fino all'eccesso, lo studio in casa con i precettori, e lui che comincia già a poco più di 10 anni a comporre delle piccole poesie, poi si dà a quelli che chiama 7 anni di studio matto e disperatissimo, e comincia a produrre poi articoli di erudizione, traduzioni dal latino, alcune anche spurie, come Divertissement. Comincia a scrivere lo Zibaldone e poi scrive un primo gruppo di poesie che vanno sotto il nome di Piccoli Digli, che pubblica nel 1824. Poi si mette a viaggiare in Italia, si divide tra Milano, Bologna, Firenze, Pisa, soggiorni che amò moltissimo, poi di nuovo Roma, Firenze, infine Napoli, e ritorni alla casa paterna assolutamente non desiderati. Una serie di pubblicazioni a cavallo tra gli ultimi anni 20 e gli anni 30, poi improvvisamente il declinare della salute, molto probabilmente Leopardi era affetto da tubercolosi ossea, morbo di Pott, eccetera, ebbe problemi di salute varissimi agli occhi, eccetera, e improvvisamente la sua salute declina nella primavera del 37 a Napoli e muore lì il 14 giugno. Allora, la composizione dell'infinito si situa a Recanati tra il 1818 e il 1819. Questa è la prima stesura e l'originale conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli, questa è la seconda. Idillio per Leopardi non ha nulla a che vedere con le pastorellerie greche, latine, rinascimentali, con le scene campestri o altro. È semplicemente un paesaggio naturale che evoca in lui dei sentimenti, che lo porta all'introspezione e a esporre i suoi stati d'animo. La struttura è molto semplice, 4 lunghe frasi prevalentemente coordinate, le subordinate sono pochissime, sono sostanzialmente tutte relative o rette da gerundi che in realtà sorreggono delle frasi che sono attribuzioni, cioè funzionano come aggettivi. Un modo interessantissimo di prendere e, diciamo, condurre la gente all'interno, condurre l'ascoltatore all'interno della poesia è il fatto che Leopardi usa moltissimo la tecnica di quello che si chiama l'enjambement, cioè il fatto che il concetto prosegue oltre il verso e va avanti, i sovrumani silenzi, più avanti il vento odo stormir, io quello infinito silenzio, e poi a questa voce vo comparando, e l'effetto di sospensione, vaghezza e indeterminazione è rafforzato da tutte queste parole del campo semantico dell'infinito che compaiono prevalentemente a inizio o a fine verso, e quindi subito dopo, subito prima della pausa dell'accapo. Dopodiché c'è tutta una tessitura incredibile, su cui ritornerò poi, di rimandi sonori, di allitterazioni, soprattutto nella parte centrale, sedendo, mirando, la voce che vo comparando, tanta parte, e così via. Allora, Leopardi parla di parole poeticissime, perché sono tutti lemmi che appartengono al campo semantico della vaghezza, dell'indeterminazione, dell'indefinitezza. Qui vedete un paio di foto di quelle che è il Colle dell'Infinito, il Tabor vicino a Recanati. E
Qui ci sono alcune citazioni dallo Zibaldone che lui scrive a cavallo tra gennaio e ottobre del 1821. Rapidissimamente ve le riassumo: se una veduta, un racconto, un sogno ci piace e ci diletta, quel piacere e quel diletto è sempre vago e indefinito. Ogni aspettativa, ogni disegno tiene sempre all'infinito. È piacevolissima ancora la vista di una moltitudine, un moto incerto, molteplice, confuso, irregolare e disordinato, che l'animo non possa determinare né concepire definitamente e distintamente. Le parole lontano, antico e simili sono poeticissime e piacevoli, perché destano idee vaste e indefinite, non determinabili e confuse. Allora, quello che noi abbiamo fatto è una piccola ricerca per comporre un pezzo sull'infinito, questa collaborazione con Davide. Allora, il primo tentativo noto di comporre musica sull'infinito è di un amico della famiglia Leopardi, un violoncellista marchigiano. Qui vedete, lo ritrae Boldini, perché ha vissuto molto a Parigi. In realtà di tentativi di composizione ce ne sono moltissimi, da Mascagni a Nono, per citare i musicisti più noti, ma se fate una ricerca sull'OPAC ce ne sono almeno una trentina. Gli studi leopardiani infatti sono un mare magnum, cioè da De Santis a Croce, da Maria Corti a Sapegno scrivono sostanzialmente tutti dal metà dell'Ottocento in poi. C'è addirittura un centro nazionale di studi leopardiani che pubblica una rivista internazionale di studi leopardiani. Allora, qui voglio fare un disclaimer: noi non siamo a questi livelli, cioè abbiamo guardato un tassellino piccolissimo delle ricerche su Leopardi per quello che interessava a noi, perché volevamo ottenere un modo per avere dei parametri per utilizzare per la composizione musicale. Anche gli studi su Leopardi, sull'infinito soltanto di Leopardi, sono numerosissimi. L'ultimo è una serie di saggi su saggi sull'infinito, cioè una cosa praticamente a effetto Drost. E ci scrivono tutti, da De Santis a Croce, da Parronchi, che è un critico letterario, a Levi della Torre, che è un architetto e teologo, diciamo, di fede ebraica. Quindi, insomma, attira veramente tantissimo. In particolare noi abbiamo utilizzato questi studi, oltre ad altri, perché sono studi che si rifanno prevalentemente al, diciamo, alla parte sulla combinatorica, perché quello che ci interessa è tirar fuori dalla poesia le ricorrenze, le consonanze, eccetera, fare delle scelte matematiche per analizzare queste strutture e stendere la partitura. Allora, studi fonetico-sillabici, ad esempio quelli di Vele in infinito, quelli di Musti sulle consonanze. Lui scrive su A Silvia, ma noi abbiamo, diciamo, riutilizzato quello che lui ha fatto applicandolo alla nostra poesia. Gli studi di Maria Teresa Gentile, qua vedete tratto dal suo libro, diciamo, tutta una serie di studi di correlazioni tra vocali. Non sono sillabe, perché sono combinazioni di lettere in cui per motivi fonetici è più efficace considerare prima la vocale e poi la consonante. E anche nel diagramma successivo che adesso vedete si riportano le vocali toniche, tutta una serie di pattern che si evidenziano di comparsa di vocali nelle toniche e così via. Allora, che cosa abbiamo fatto? Prima di tutto abbiamo usato la combinatorica della geometria piana per seguire le sillabe e le loro permutazioni. Ho scelto un gruppo di lettere, si riportano su uno schema, e poi vi spiego come si fa lo schema, le occorrenze, le sue permutazioni, si collegano i punti ottenuti per creare una o più figure piane, con la possibilità di tenere o di non tenere conto dell'ordine in cui compaiono le lettere, cioè di guardare le permutazioni o semplicemente le occorrenze. L'immagine della poesia di cui abbiamo bisogno è semplicemente lo schema fisico con le distanze riportate, i vari versi, sono 15 versi questi, tutti endecasillabi. I punti sono dati dalle sillabe nel senso della lettura fonetica, non delle sillabe a livello grammaticale. Ad esempio, questa è una cosa che è nota da tempo e che molti studiosi leopardiani hanno utilizzato per studiare l'infinito, il cosiddetto aquilone. Alcune sillabe in cui compare la U, in particolare esattamente a metà della poesia, il cor non si spaura, e quindi ci sono una serie di congetture sulle simmetrie, eccetera. Un primo esempio, la lettera R, associata alla vocale A, tutte le permutazioni creano tutta questa serie di figure, poi vi spiegherà Davide in maggior dettaglio come sono state utilizzate nella composizione. Lo stesso con la vocale E, qui è interessante il fatto che la retta blu, il segmento blu evidenziato in maniera più spessa, è praticamente parallelo a quello verde. Oppure la lettera M, qua la M compare meno, quindi sono riportate tutte insieme
le varie associazioni con le varie vocali. Le permutazioni del gruppo lei, quello che compare in silenzi, eccetera, questo è, diciamo, anche qua si evidenziano alcune regolarità, alcune cose, questa che sembra un quadrilatero in realtà è quasi un triangolo. Però l'algebra e la combinatorica non ci bastano. E Musti osserva una cosa molto banale, ma in realtà interessante. Ci sono due modi di fruire una poesia. O si legge a voce alta e quindi si ascolta, e il tempo scorre linearmente, oppure si legge dalla pagina scritta e quindi c'è una struttura rettangolare con ritorni. Quindi durante l'ascolto i ritorni dei versi servono a fare orientare, anche se non ci sono rime, mentre nella lettura danno una struttura geometrico-spaziale. Quindi o a seconda della fruizione sonora della lettura dalla pagina scritta, possiamo descrivere questa poesia con una curva nello spazio che abbia dei ritorni. E questo ci è stato suggerito anche da questa figura della Gentile in cui, diciamo, sottolinea le occorrenze della sillaba Q, questo colle, questa siepe, queste piante e così via. Quindi l'idea è rappresentare la poesia anche come un'elica cilindrica, cilindrica perché tutti i versi della poesia sono lunghi uguali, quindi deve stare su un cilindro, un'elica perché dopo aver fatto un giro torna quasi allo stesso posto, solo un po' più in alto, un po' più in basso, quindi una curva a passo costante. Allora, qui c'è l'equazione dell'elica, il raggio e il passo danno la curvatura e la torsione, qua si vede l'elica disegnata sulla superficie del cilindro, e qui si vede che questi segmenti colorati sono tutti lunghi uguali, quindi una curva a passo costante. In particolare, se ruotiamo l'elica, praticamente lei scorre soltanto verso il basso, una specie di cavaturaccioli, e questo dà l'idea che appunto si ritorna via via nella lettura un verso più sotto. Qui invece, se si ruota l'elica lungo l'asse Z, si mette l'asse Z in orizzontale, la curva degenera in un cerchio perché vedete il cilindro in orizzontale schiacciato, qua a livello prospettico si vede una cosa che sembra una spirale ma perché è in prospettiva, e qui vedete appunto che tirando un punto che scorre a velocità costante sulla circonferenza vi si sviluppa l'elica. Allora, la scelta dei parametri per l'elica, dato che c'è ascolto e recitazione, nell'ascolto e nella recitazione il tempo scorre in modo costantemente crescente, quindi corrisponde alla metrica intrinseca sulla curva, parametrizzata in parametro d'arco, cioè con derivata di norma costante. La lettura silenziosa, invece, con i ritorni a capo e la diminuzione della distanza, si misura con la metrica dello spazio ambiente, in realtà con due metriche dello spazio ambiente, la distanza euclidea e la distanza del taxi. Qua c'è un modo di calcolare in maniera semplicissima, il raggio e il passo sono stati presi per motivazioni compositive, un verso deve essere un giro dell'elica e quindi 11 sillabe sono un giro intero, qua c'è il calcolo della distanza, sono tutti conti molto semplici, geometrie effettivamente semplici, e qua nel gruppo Q c'è il calcolo delle distanze, della distanza euclidea, delle distanze del taxi tra le sillabe Q, che era quelle che venivano fuori nella elica che riportava la Gentile. Allora, quello che vorrei fare è farvi sentire un pezzo dell'elica composta e poi, dopo un'ultima precisazione, passare la parola a Davide. Nella speranza. L'ultima notazione, prima di passare la parola a Davide, è il problema compositivo, che è la difficoltà di far convivere queste due interpretazioni, cioè nei diagrammi c'è una visione combinatorico-fonetica, nell'elica c'è una visione geometrico-differenziale e metrica, come mettere insieme queste due cose. Io nel frattempo vi ringrazio e adesso passo la parola a Davide.